Le coste meridionali del Sudafrica sono il polo d'attrazione degli squali più grandi e pericolosi. Mark Edison è un grande appassionato di squali. Pochi anni fa è stato la guida di una spedizione del comandante Cousteau. Mark, il Sudafrica è stato il primo paese a dichiarare lo squalo bianco una specie protetta. Quite right, Andre. But when you're in the water with the great white, I can tell you that you wonder who should be protected, yourself or the great white. Per incontrare uno squalo bianco occorre fortuna. Gli squali toro della sabbia, invece, gremiscono le caverne, le valli e le montagne sommerse che si snodano davanti alle spiagge battute dalle grandi onde dell'Oceano Indiano. In queste acque, l'incontro fra le correnti della fascia tropicale ed altre fredde provenienti dall'Antartide favorisce la vita di una grande varietà di specie marine. Gli squali toro nuotano con la bocca aperta, mettendo in mostra i loro lunghi denti affilati a forma di uncino. Questo squalo è sfuggito alla cattura di un pescatore, ma è ancora in pericolo, con l'amo rimasto conficcato, la lenza che pende. Con uno strumento di nostra invenzione, riusciamo a catturare lo squalo al lazzo, come se fosse un innocuo vitello. E ora siamo i protagonisti di un movimentato rodeo sottomarino. Ma sembra che lo squalo non abbia alcuna intenzione di sottoporsi alle nostre cure. È così arrabbiato che dobbiamo fare attenzione a non trovarci alla portata della sua bocca. Quando sembra che le sue energie siano state domate, si infuria ancora di più. Ma non pensiamo certo di arrenderci. Tutta questa confusione attira l'attenzione di un altro grande squalo. Finalmente le nostre buone intenzioni vengono premiate. Anche la liberazione non è un'impresa facile. Milioni di squali vengono catturati ogni anno, mutilati delle pinne e rigettati in mare fra atroci sofferenze. La nostra avventura è ispirata dall'ammirazione e dal rispetto verso alcuni fra i più splendidi abitanti del mare, animali antichi e perfetti che svolgono un ruolo insostituibile al vertice della catena della vita nel mondo sommerso.